L'Inter è pronta a sacrificare Andrea Onana, ma come verranno reinvestiti i soldi della sua cessione da Marotta? A meno di 24 ore dall'inizio della sessione estiva di calciomercato, l'Inter è una delle squadre più attive. Ufficiali le cessioni di Dzeko, Gagliardini e D'Ambrosio, ad un passo la cessione di Brozovic all'Al Nasr per 23 milioni di euro. Inoltre, i nerazzurri sono al lavoro per cedere Onana in Premier League. Oggi, ad Ibiza, ci sarà un incontro tra Ausilio e il Manchester United. I Red Devils sono pronti a tutto pur di accontentare il proprio allenatore, Ten Hag, che ha già allenato Onana all'Ajax. La richiesta dell'Inter è poco superiore ai 50 milioni di euro, cifra che non spaventa il Manchester United. Marotta, quindi, dovrà rimpiazzare Brozovic e Onana, ma non solo. Il piano del dirigente nerazzurro, infatti, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, è quello di puntare forte su Romelu Lukaku. Il belga vuole solo l'Inter e grazie alla cessione di Onana, Marotta potrà bussare forte alla porta dei Blues, cercando di chiudere quella formula di un prestito a 5 milioni di euro più l'obbligo di riscatto tra i 30 e i 35. A centrocampo il primo nome sulla lista è Frattesi. Sono continui contatti con il Sassuolo ed è già stato fissato un meeting per chiudere l'operazione finanziata da Marcelo Brozovic. In porta invece sono diversi i profili visionati, dai giovani Trubin e Mamardjavili ai più esperti Keylor Navas e Lloris. Secondo voi l'Inter si sta muovendo bene sul mercato?